complimenti per il gol, ma che cos'era quel pollice in bocca? Ci devi dire qualcosa? No, è per la compagna di mio fratello che è in dolce attesa e gli faccio tantissimi auguri. Che gran bel gol! Grazie, ci ho provato e mi è andata bene. Insomma, questa Serie A proprio ti calza a pennello, lo avevi già dimostrato in quella stagione che non è stata proprio fortunata, facile per il Benevento, però quest'anno è tutt'altra storia. Beh, quest'anno penso che ci stiamo togliendo tantissime soddisfazioni. Al di là del gol sono molto contento per la squadra, per tutti i sacrifici che fa, e penso che meritiamo questa classifica che abbiamo. E abbiamo chiuso un 2020 tanta roba. Non l'ho chiesto a Pippo Inzaghi, non l'ho chiesto a Caprari, lo chiedo a te perché sei un veterano, perché so che hai uno splendido rapporto col presidente Vigorito. Ma che bel regalo ieri! Si è emozionato, ma sai perché si è emozionato? Al di là del regalo, per quella parolina lì, perché vuol dire che anche voi l'avete colta quando lui l'ha detta più volte. Oh sì, no, perché è il nostro presidente, penso che un presidente del genere ce ne sono pochi in Italia, penso, e lui quella parola la usa moltissimo, perché c'ha ragione, quello che dice dobbiamo ascoltarlo, stare sempre tutti insieme. Quella è una parola piccola che fa tanto rumore. Studio. Gaetano, buonasera e auguri. Ti chiedo anche dell'adattabilità di questo sistema di gioco nel momento utile, il passaggio al 3-5-2, quindi anche questa qualità che emerge di sistema. Buonasera a voi. Niente, quando ci troviamo quasi alla fine dobbiamo difendere il risultato, perché poi andando fuori casa è ben vantaggio di portare a casa i punti, e diciamoci la verità, a 80°, 70° ti puoi chiudere e passi a 5, e penso che anche a 5 facciamo il nostro gioco. Soprattutto di vantaggio, perché si crea anche la condizione utile. Gennaro, credo vuoi tornare anche sulla soluzione del gol con sì, Gaetano. Sì. Ciao Gaetano, oramai le parole per i complimenti sono finite, perché veramente stai facendo ciao Gaetano, stai facendo cose straordinarie, sei diventato un giocatore veramente... Ma non voglio esagerare, secondo me sei un giocatore che potrebbe anche rientrare in un discorso nazionale per quello che stai facendo quest'anno. No, volevo ritornare un po' sul gol, perché nei momenti in cui hai fatto sul passaggio, mi ricordo chi l'ha fatto, chi era? Caprari. Sei andato lì, hai dato uno sguardo a centro, hai visto che non c'erano soluzioni e hai calciato. Ma da dove ti è venuto calciare da quella posizione? Perché penso che avevi pochissima porta. E poi avere uno come Musso lì davanti, che ha una fisicità incredibile, hai avuto tanto coraggio, poi sei stato premiato. Lo stiamo anche rivedendo ora con le immagini. Sei stato premiato perché hai fatto un gol straordinario. Beh, questi sono insegnamenti di mio fratello, che faceva l'attaccante lui, fa l'attaccante e sta recuperando da un infortunio, e mi dice sempre: quando c'è poco spazio devi mirare sotto la traversa, e io ho cercato sotto la traversa e mi è andata bene. Solitamente abile un mancino, invece anche il destro può colpire da lì. Billy Nuzzolillo. Ma ormai Gaetano è straordinario, in fase difensiva è migliorato tantissimo, stasera ha fatto una serie di interventi importantissimi, poi ormai c'è questo vizio del gol, ma non è che ti vuoi trasformare in attaccante, Gaetano? No, Billy, no, attaccante no, penso di stare là dietro e lavorare settimana per settimana, giorno per giorno, e arrivare con queste partite e toglierci delle soddisfazioni, delle emozioni bellissime. Ma al di là del gol sono contento per la squadra, che abbiamo fatto un'ottima partita. Ancora auguri, Sonia. Beh, dovete sapere che ci sono tantissimi, ma tantissimi tifosi, tantissime tifose che chiedono messaggi di auguri a Gaetano Letizia, proprio perché è diventato effettivamente un simbolo nel Sannio. Allora vogliamo unirli tutti, facciamo gli auguri ai tifosi che veramente ti danno tanto affetto. Grazie per queste cose, vi faccio tantissimi auguri a tutta la città di Benevento, e sperando che ritorni il prima possibile allo stadio, perché abbiamo bisogno di loro.